Ciao da Cogio Rosso, ragazzi, come state? Bentornati. Allora, oggi da parlare delle pagelle, delle super pagelle di Catanzaro Bari. I ragazzi hanno fatto una grandissima partita, una grandissima prestazione, come sappiamo. Quindi sappiamo comunque dove andranno a finire le pagelle, però voglio fare una piccola premessa che poi collegherò anche con il pre-partita di Cosenza Catanzaro. Vi ricordo che giochiamo contro il Cosenza domenica e sarà il derby di Calabria. Allora, facciamo una cosa, andiamo direttamente a dare le votazioni e poi vi faccio la premessa. Vi invito quindi ad ascoltare il video. Allora, siamo partiti con Folignati. Ragazzi, io con Folignati gli do subito 7 perché è già 2 volte che ci sta salvando a inizio partita. In un momento in cui, se avete fatto caso, non si vedeva neanche niente. Io infatti i primi 2-3 minuti non ci ho capito granché, perché attaccava di più il Bari. È stato un momento in cui attaccava il Bari. Fulignati però fa una grande parata con i piedi, un po' alla vecchio Garella. Quindi per me 7, ci serve il risultato iniziale. Poi noi facciamo l'1-0 man di putte al quarto minuto. Allora, di per sé tutta la difesa, non tutta, ma 3 quarti di difesa sarebbe da dargli comunque il 6 e mezzo. Scitum si sta comportando abbastanza, anzi molto bene ultimamente. Antonini, ripeto ragazzi, da quando c'è lui solo e soltanto punti, effettivamente mi sento molto più sicuro. Ripeto, un solo difensore non può fare reparto a 4, compreso il portiere, però la sua presenza c'è, si è fatta sentire. Kanić, devo dire, non spicca mai niente, né in fase difensiva né in offensiva. È comunque difensore centrale, adattato a questo braccetto terzino che, ripeto, è tutto ibridato, tutto ibridato. Però cose negative non le ha fatte, quindi per me, che per lui magari 6 e mezzo è troppo, però il 6 più per me è tutto meritato. Ripeto, Antonini 6 e mezzo. Brighenti è la nota dolente. Ha rischiato quasi un mezzo rigore che per fortuna non c'era, però la situazione si poteva creare. Ha rischiato anche l'espulsione un'altra volta. È nervoso ultimamente. Ha fatto alcuni anticipi che, come sa fare lui, li sa fare bene e anticipa, ma delle volte sbaglia e si becca ammunizione. Si è fatto saltare un paio di volte da Menezze, che voglio dire, non è più il giovincello di una volta. Però effettivamente anche per lui, quantomeno questo febbraio, non è stato dei migliori assolutamente. Ci sta a volte anche una critica, un momento no. Quindi, sinceramente, il 6 non mi va di darglielo, devo essere onesto con voi. Per me 5 e mezzo fosse anche troppo. Però, comunque, distrazioni stupide non ci sono state in generale per tutta la squadra. Gol non abbiamo subiti, per quanto il Bari non abbia chissà fatto che cosa. Però comunque, ripeto, rimango col 5 e mezzo. Sunas e Werner per me hanno giocato di nuovo bene, sempre intelligenti, sempre su ogni pallone, anche per loro il 6 più è come l'altra volta, hanno giocato veramente benissimo. Petriccione fa il suo. Diciamo che attualmente il centrocampo così sta funzionando anche abbastanza bene. Petriccione anche per me il 6 più. Ma anche 6 e mezzo, è stato anche lui tra i migliori, ha smistato i palloni, ha fatto anche lui interdizioni di nuovo, anche lui 6 e mezzo per quanto mi riguarda. Van de Putte, ragazzi, mi viene da dargli il migliore in campo. Comunque ti dà una sterzata iniziale che, insomma, ci aiuta molto. Ripeto, io nel primo tempo ho visto il Catanzaro dell'anno scorso, quindi tutti bravi, tutti bravi. E per me 7 e mezzo, 8 non glielo toglie nessuno a Iari. Ripeto, il mio giocatore preferito e si è visto anche con una gran bella, bellissima punizione. Complimenti, Iari. Ambrosino, ragazzi, dall'anima, dall'anima. Il ragazzo manca soltanto il gol, che spero gli arrivi presto di nuovo. Quantomeno per poraccio, non corre a vuoto. Lui corre, si impegna, si deve fare. Magari all'ultimo arriva poco lucido, forse solo questo è il suo unico problema, ma per il resto a me non mi va di dargli e digli niente.
e attualmente anch'io sono per questa formazione qui, tipo come in attacco. Pietro Mello, il nostro re, lo conosciamo, fa il suo regista offensivo, anche ieri si faceva vedere, fa un gol di freddezza perché comunque ha la lucidità di stare tranquillo e di capire dove è la porta, visto che lui sta andando verso l'esterno, che può sembrare un gol semplice, ma un gol semplice non è stato. Quindi anche per me lui il 7 più se lo becca alla grande. Pontisso gli do un senso voto, Pompetti è entrato a posto di Petriccione, comunque anche lui ha i piedi buoni, i piedi giusti, smista palloni, il 6 mi va benissimo, Oliveri è entrato, bravo, sempre a spingere, propositivo, mi piace anche lui 6, Miranda sinceramente mi sta piacendo, me lo aspettavo a posto di Birgenti, scusate, ma ho saputo dopo che Antonini ha avuto un problema d'affaticamento, spero niente di grave contro il Cosenza, perché Antonini è fondamentale, anzi in questo momento è imprescindibile, ci vuole lui. Comunque, sia Miranda 6, anch'io ad Andrei do 6, è entrato e ha fatto il suo. Questo è quanto per quanto riguarda le pagelle. Ora voglio parlare del fatto che, appunto, ultimamente abbiamo avuto problemi in difesa riguardanti le squalifiche, come detto, quindi mancava quello, poi mancava quell'altro, insomma una serie di cose. Nelle ultime due stiamo giocando bene, non so se è anche un discorso di spensieratezza, perché comunque siamo salvi, abbiamo raggiunto quello che dovevamo raggiungere e ora è tutto di guadagnato, tutto quello che viene. Abbiamo solo preso gol sul rigore. Per il resto non ho più visto cose strane, vecchi gol classici, colpi di testa, mischioni, cross, palle inattive e quant'altro, non l'ho più visti. A meno per ora. Però la cosa paradossale è che in queste ultime 2 o 3 settimane abbiamo dovuto adattare la difesa, un Kralj a sinistra, uno Skriniar Milos a sinistra. Miranda, che era tanto non si vedeva, ora è rientrato. Skriniar Milos è mancato, è rientrato Brighenti. Insomma, una serie di cose che potevano far destabilizzare questa difesa. E invece, questa difesa un po' rabattata, come si dice qui in Toscana, ha dato i suoi frutti. Sta facendo bene. Dove voglio arrivare? Che è tanto che non vediamo più, diciamo, al completo come sempre la difesa Scitum, Skriniar Milos, Brighenti, Beroli, effettivamente i frutti stanno arrivando. Io non so se il problema è Skriniar Milos, ultimamente il problema è Brighenti, perché questo febbraio l'ha fatto male per quanto mi riguarda. E ripeto, quando c'è Antonini le cose sono un pochino cambiate. Poi arriverà anche la giornata no di Antonini, ma penso sia normale. Voglio dire, non è che è successo ai grandi, può succedere a chiunque. Quindi la domanda che faccio e che pongo è: per la prossima settimana farò il prepartita, ovviamente. È una bella gatta da pelare. Perché con questa difesa un po' così abbiamo fatto la migliore prestazione. Stiamo giocando bene, non stiamo prendendo gol. Quantomeno non quelli stupidi. È vero che sono solo 2 partite, però mi è venuto questa riflessione da fare e da farvi, da porvi. E niente, ovviamente approfondirò il discorso con il pre-partita per derby, penso che lo farò tra un paio di giorni e penso che lo farò venerdì, sì, tanto poi sabato c'è anche altre partite, no, andiamo subito a venerdì così poi abbiamo tempo di valutare tutti insieme cosa potremmo fare per il derby. Niente ragazzi, il video finisce qui. Vi chiedo like, come sempre, condivisione, commentate, condividete, ma soprattutto iscrivetevi, per voi è gratuito, per me sarebbe un grande piacere. Campanella così non vi perdete mai un mio contenuto e potremo stare sempre a parlare del nostro Catanzaro e altro, visto che qualche video extra che sto facendo vi sta piacendo e mi fa piacere anche a me perché è un modo come un altro di comunicare anche altre cose. Niente ragazzi, ci vediamo nei prossimi giorni. Forza Aquile,
Foggia Catanzaro e non mi ricordo più. Ciao ragazzi.